Banca Agricola Popolare di Ragusa, esattamente. Prima volevo darti una piccola nota su quello che sta succedendo qui. Noi abbiamo chiesto, come di solito facciamo, alle associazioni dei consumatori di portare qui una ventina di persone. Forse possiamo inquadrare, ne sono arrivate tante, tante, tante di più, perché questo è un problema che riguarda 18.000 persone. Anticipavamo poco fa, che questa è una storia un po' diversa rispetto alle altre che vi abbiamo raccontato, per una ragione fondamentale. Stiamo parlando di una banca i cui coefficienti patrimoniali, quindi la solidità della banca, sono molto molto buoni e addirittura questi azionisti hanno ricevuto una piccola cedola al termine dell'anno scorso. Ma allora che cosa succede? Succede che queste persone hanno acquistato dei titoli che costavano 117 euro fino a un anno fa. Oggi ne costano 83, ma il problema è che questi titoli non si riescono a vendere e quindi sostanzialmente sono dei soldi che sono congelati da molto tempo. Abbiamo qui con noi uno di questi azionisti, Antonio Agus, che fino al 2014 era un risparmiatore. Lei aveva investito in... No, non ho certificato di deposito, i miei risparmi li mettevo in un certificato di deposito, ogni 6 mesi lo rinnovavo, oppure se mi servivano i soldi venivano cambiati sul conto corrente e li utilizzavo. Certificato di deposito è una cosa molto simile ad un libretto bancario che riconosce un bassissimo interesse. Poi lei nel 2014 si reca in... Al momento di rinnovare l'ultima cedola del certificato di deposito, mi hanno consigliato di prendere le azioni che potevo cambiarle in qualsiasi momento anziché aspettare i 6 mesi di scadenza. Gliel'ho ripetuto un paio di volte, siamo sicuri perché a me mi servono, una volta che finisco che pochi dico che ho in banca, queste mi servono. E ha detto no, lei può prendere benissimo, lei quando vuole viene qua e se le prende. Ho aspettato 2 anni, nel 2016 ho fatto la prima prova a portare da cambiare 200 azioni, non me le hanno cambiate perché erano troppe. Poi dopo un mese hanno portato quelle da 100, non me le hanno cambiate perché erano un po' troppe. Finché non riesce a cambiare 30 Poi azioni che dopo che abbiamo corrispondono solo circa a 20%, 4.000 euro, ma nel abbiamo frattempo solo succede una 20%, è liquido cosa. il depositi. Interviene una normativa europea, una normativa prudenziale sul capitale della banca, che sostanzialmente pone delle limitazioni alla possibilità di liquidare le azioni, E quindi i acquistate soldoni, dai Alessio, questi risparmiatori. signori non riescono più, cioè hanno dei titoli, però questi titoli, come si dice, non sono Non solvibili? sono liquidi, nel Non senso sono che loro liquidi. li vogliono vendere, ma non Ma c'è non nessuno che li... posso.